Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. L'audio non è al top, baciatemi il culo. Non so cosa fare, non ho neanche ispirazione per fare video su film. Quindi ho deciso di commentare alcuni dei vostri commenti che mi avete commentato sotto i video. Iniziamo subito perché non... Allora, dovete sapere che i commenti che ho scelto sono degli ultimi 6 mesi, quindi più o meno da quanto ho smesso di fare poop, forse un po' di meno anche, boh, una roba del genere. Comunque cercherò di argomentare al meglio rispondendo a ogni vostro quesito. Piccioni Valentina, ci chiede, per restare in tema, potresti fare Topolino e i tre moschettieri? Lo so che da bambini, non insultatemi per favore. Allora, non preoccuparti, Valentina. Qui siamo in una safe zone e non verrai assolutamente insultata da nessuno. No, non farò Topolino e i tre moschettieri perché devi sapere che ho smesso di fare poop da almeno 6 mesi, credo. Grazie comunque per la domanda e andiamo avanti. Sabino Massaro ci chiede: in che modo con Sony Vegas devo fare i video come questo? Savino, nessuno ti obbliga a fare un bel niente e comunque i modi per puppare si trovano in un modo o nell'altro. Guarda tutorial e magari frequenta un po' la community. Comunque non preoccuparti, non sentirti obbligato a fare video in questo modo, Savino. Andrea Sirena, sotto al video di Shrek la vendetta, quindi un video abbastanza vecchio, si chiede: che cosa sono le ATP? Beh, caro mio Andrea, che domanda. Beh, sono video editati... Lorenzo Simbola, sotto la poop di Shrek il film, ci chiede: dovresti fare una collab con Segreto 13. A parte il fatto che Segreto 13 di collab ne ha fatte ben poche nella sua carriera, e a parte il fatto che ha smesso di fare poop molto prima di quando ho smesso io non faccio più poop, Lorenzo Simbola. Mi dispiace, ragazzi, non faccio più poop. Mi dispiace, Lorenzo Simbola. Andiamo avanti. Il nostro buon, sotto al video di Merlino è gay, ci chiede: sei un genio secondo solo a Mastercast. Emanuele Rinaldi, sotto al video degli Incrediboy, mi chiede: nome della canzone di Sindrome? Ma io che cazzo ne so, Emanuele? Ma perché cazzo dovrei sapere il nome della canzone di Sindrome? A parte che è facilissimo, basta scrivere su YouTube canzone di Sindrome e la trovi. Ma perché cazzo dovrei saperlo? Ci metti più tempo a scrivere il commento piuttosto che cercare la canzone su YouTube. Emanuele Rinaldi, ma che cazzo ne so! Teschio 30 2011 Anitori ci chiede, sotto la poop Pingua spasmi muscolari Fat Trent Colombo Ita: 1,48, 2,04, 2,8, 2,12, 2,23, 2,48. Iutpo ci chiede, sotto la poop Jeremy 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 Wade non riesce a prendere niente, ma non riesce a prendere niente. Il problema di questo video è che Redmore, Young Signorino, sotto la poop YouTube poop Spider-Man 1 aperta parentesi quadra Ita chiusa parentesi quadra, ci chiede: di cosa ti fai? È bellissimo. Ogni tanto, caro signorino, mi fumo un bello spinello, ma mi limito solo a quello. Il buon reverso, sotto la poop, non è una poop. Le ATP sono arte, ci chiede. Sia da telefono che da computer, tutte le ATP sono fatte benissimo. Ecco, reverso, qui ti devo contraddire, perché le poop fatte da telefono sono una merda. Fanno schifo. Secondo me, le persone che fanno poop da telefono dovrebbero suicidarsi. Prossima domanda. Luca M ci chiede, sotto la poop di Shrek: Trash. Che cazzo ho appena visto? Forse il paradiso? No, Luca M, hai visto solo una poop di Asso di Denari. Andatela a cercare. YouTube poop Shrek. Ita. Riccardo Mascia, nella poop Mr. Cracker Collab, che ricordo essere stata ricaricata dopo 2 volte che me l'hanno buttata giù, mi chiede: cazzo, mi sono dimenticato di commentare questo video. Idideo. Beh, Riccardo Mascia, sembra proprio che tu ora ci sia riuscito. Ok, il video è già finito, è cortissimo, fa schifo e spero comunque che vi sia piaciuto. Ovviamente si fa per ridere, non prendete seriamente quello che ho appena detto. Il video dura 5 minuti, quindi non avete nemmeno la scusa per non vederlo, perché dura solo 5 minuti. Ma tanto se siete arrivati fino qui l'avete sicuramente visto tutto. Vi sarete ammazzati dalle risate e vi sarete ammazzati non metaforicamente. Quindi ci vediamo in un prossimo video che... potrebbe essere una poop?
Potrebbe essere una pup, ragazzi? Potrebbe essere una pup? Oddio, che cosa sta dicendo Asso? Una pup potrebbe essere il prossimo video. Attenzione! Attenzione! Oppure potrei non caricare niente per mesi. Oppure potrebbe essere una pup. Chi lo sa, ragazzi? Solo il tempo potrà dircelo. Con questo vi saluto e ci vediamo a un prossimo video.